la complessità, penetrare nella profondità, andare al fondo della realtà e, perché no, spingersi anche nel sottosuolo della propria anima. La tentazione è forte, costante e soprattutto insopprimibile per chi è posseduto dal demone della conoscenza. Una tentazione irresistibile, ad alto rischio di perdita dei rassicuranti punti di riferimento che costituiscono gli elementi di stabilità dell'ordinato vivere quotidiano. Ma forte è anche l'ambigua sensazione di un naufragare dolce. Questo traspare dal racconto di De Novellis. L'osservazione del dischiudersi di un fagiolo, la descrizione di una bellissima escursione in montagna, la riflessione sui rituali di un pellegrinaggio religioso, ed ecco nascere imperiosi bisogni che richiedono adeguate e soddisfacenti risposte. Riemergono così nel racconto le istanze intellettuali profonde apparse addirittura nel periodo che Aristotele considerava come quello dell'origine del pensiero. Mi si legge non solo quel bisogno antico di portare all'estremo l'avventura della conoscenza, superando costantemente, sistematicamente e metodicamente ogni resistenza ed ogni limite che l'oggetto stesso da conoscere oppone alla penetrazione dell'intelligenza, ma anche e soprattutto la seduzione dell'infinito, la lusinga dell'oltre e dell'altrove, il fascino irresistibile dell'intendere di più e meglio avventurandosi nell'articolatissima strutturazione del reale e al tempo stesso negli abissi della mente. Quali valori? Che donna è la Madonna Redentrice? A tratti lo dovevo applicare e calpestiamo quando la sedia, tratto soltanto dal frinire del valore, saranno le nostre Ripercorri il tuo viaggio alla meta rovistando coi piedi risacche, frantumando la spuma che ferve, la sabbia che infiltra nel piede, le dita, e cammini un po' disinvolto nel mondo ideale che tutto ha risolto. Animus, Atman, Psiche, o atavico intellettuale della Genesis. Tutto ha origine da un suono di campane che riverbera tra i vicoli e le strade nel silenzio della sera che già si è fatta notte. Poi un palpito, un fremito, un sussulto e nel vasetto che avevo posto sopra al davanzale la nuova nascita, la terra che si spacca e un seme che rovina le prime membra scarne della vita. Radici bianche in cerca di una linfa ancora fredda e amare. Restai rapito a pensare e a osservare in silenzio quella piantina di fagiolo. Poi il sole l'indomani avrebbe fatto il resto. Don, 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 don.
donna era la madre, il primo grembo a generare il seme fulvente di una madre fatta uomo e poi sacrificata sulla pietra, ai piedi di una croce. La grande madre antica, Mater Dei. Donna è la processione che già salmodiante e al passo spunta dall'angolo della strada, e donna è la Madonna Redentrice che al ritmo cadenzato dei fedeli traballa nelle ombre della sera tra fiaccole e preghiere. Rigida e fiera sul tosello a spalla, scoprì il suo volto cupo e lacrimante quando l'ebbi davanti. Guardai i volti di quegli uomini sottoposti al peso dell'altare, rossi, sudati per la fatica, con non so che di sottomissione verso colei che adoravano e che innalzavano sopra ogni cosa. E anche pensai, è la stessa donna che venerano a Pasqua i fuienti, perché mai questa sera incuteva con tanto rispetto? Ci sono tanti segni sessuali nei rituali della festa della Madonna dell'Arco, quanti di prostrazione in quegli uomini che avanzavano al ritmo di tamburo col riverbero del suono di campana che oramai era lontano. Che strano, pensai, persino la campana pareva che invocasse quella donna. Donna, 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 donna. Alzai di nuovo lo sguardo a lei e immobile, prima che si consumasse il suo profilo, mi ritrovai anch'io a invocarla. Madre. E poi l'inerzia, la folla che mi trattenne dal contemplarlo ancora, lo smarrimento, l'abisso, il baratro, il nulla. Sentii le membra distaccarsi dal corpo e immaginai un albero sradicato divelto dalle radici. Rivedevo mia madre che stava andando via e la pregavo di restare, perché sentivo che, con lei, anch'io stavo morendo. Andare al di là del finito, gettar luce su ciò che sta al di là della forma, scovare ciò che la figura dissimulando cela, cogliere il movimento profondo che è la forma delle cose occulta, superare le immagini ingannevoli dei sensi per afferrare l'infinito, l'infinito che sostiene e sostanzia il finito. L'infinito, appunto, che fin dall'antichità diventò l'ambita preda del pensiero speculativo. Ciò che solo costituisce il fondamento, la ragion d'essere e la spiegazione di ciò che esiste e di ciò che avviene. L'Apeiron, che con l'alfa privativa nel nome turba e attrae, che chiama e respinge l'intelligenza speculativa, già per i pensatori del V secolo a.C. Di contro ad un Democrito che lo nega, si pone un'Anassagora che lo pone e lo spiega. Si consideri un oggetto del mondo fisico, lo si divida in parti sempre più piccole, si arriverà necessariamente, asserisce Democrito, ad una parte indivisibile di materia, l'atomo. Indivisibile? Necessariamente? Quel che per Democrito è indivisibile, per Anassagora non è che pura astrazione. L'indivisibile, dice, non può esistere. Ogni grandezza esistente, per quanto piccola, è sempre ulteriormente divisibile, anche se non disponiamo di strumenti idonei alla divisione. Anassagora, infatti, teorizzò lucidamente che del piccolo non c'è il minimo, ma sempre un più piccolo. Ecco,
Per tornare al racconto, in qualunque direzione ci giriamo, incontriamo l'infinito. Dovunque si spinge lo sguardo, un nuovo mondo. La realtà, dentro e fuori di noi, ci appare come attraverso il microscopio. Ad ogni stadio dell'ingrandimento, un altro mondo. Balzano agli occhi nuovi e innumerevoli corpuscoli dell'infinito che, quasi danzando, forsennati, sequestrano la nostra intelligenza in attesa di un conferimento di valori, vale a dire in attesa dell'assolvimento di quel compito che spetta tutto e solo ad ogni individuo umano: dare costantemente e incessantemente un ordine, un significato e un senso a tutte le cose e a tutti gli eventi. Anassimandro non è stato il primo, e l'ultimo e penultimo di un altro. La logica è nel suono, parola del pensiero, la perfezione, la scansione, il tempo nella contemplazione. Un desiderio solo di essere animati, animali. Il fine è una domanda e tutto è vita. Tutto l'ordine è scompiglio. E questo siamo noi, piccoli, grandi, invisibili. Noi, relazione di noi. Ed è sempre stato così. È tutto relativo al proprio stare. Il valore della vita, il valore del tempo, il buio, la luce, il fuoco eterno che fa girare il vento. Fuori di tutto questo, una domanda inutile. Quando? Perché? E in fondo, chi la pone? La vita è sempre stata. La perfezione è solo un desiderio, la logica, pensiero che si affaccia di animati. Fuori di noi l'infinito, dentro di noi l'infinito, noi stessi l'infinito, ed ogni nostra cellula nel vago di un sistema. Forse siamo batteri sul corpo cellulare di qualcuno. E questo è il nostro stare. La vita è vita ed è casualità nel sempre stato. Sposa, sorella, madre, morte, figlia, terra, hanno tutte lo stesso gracile volto del piccolo germoglio di fagiolo che avevo voluto vegliare per tutta la notte. Allorquando mi accorsi che il terreno di coccio si era spaccato ed un fragile stilo curvato stava spuntando. Tutta la notte, senza distogliere per un solo attimo lo sguardo da quel parto immenso, nell'essenza, forse dei miei ideali, come camminando senza meta in riva al mare, senza fine e senza distogliere il pensiero dai parti perpetuati, per incanto della fantasia popolare che percepisse nel rituale il suo legame ciclico. Fino alle prime luci del mattino, quando la giovane pianta si raddrizzò per guardare la luce non ancora calda, il corpo celeste che aveva invocato sin dalle prime ore antelucane, e quel sole che adesso finalmente le sorrideva. Perseguiamo teorie filosofiche e ci convinciamo della loro veridicità, fino a quando non si apre un'altra logica nel pensiero, che mostra tutta la sua aleatorietà, in quanto attività della mente, che deve farsi strada nel conscio, oppure nel quanto dell'inconscio parallelo. A
tratti le campane avevano un suono più limpido, poi di nuovo lontano, a seconda del gruppo di processione che mi passava d'accanto. Donna, 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 mistero inviolabile, che vive su un'altissima montagna dove l'uomo non può arrivarci se non con la preghiera, se non con l'umiltà. Donna. E persino il DNA sembra essere stato anagrammato con le lettere che formano la parola donna. La montagna è bella nei suoi cambiamenti di umori, di colori e per i suoi silenzi. La montagna è stupenda per il suo fascino, i suoi misteri, per il colpo d'occhio che ti offre quando domina la costiera. Sia di notte, quando albeggia, all'ombra di un albero, se c'è il sole. Ma io, che ci faccio qui? Mi domandavo. Trovavo conforto, giacché sentivo il traguardo vicino, ed anche perché consideravo la ginnastica che mi permetteva di fare sicuramente di buon servizio. Ma era questa la risposta ai miei dilemmi? Chi sei? Cosa vuoi? Dove vai? Ho guardato la luna, l'ho guardata, fulgida come a primavera, si oscurava a ogni passar di nuvole, scrutavo tutt'intorno, la perdevo, ancora la cercavo, rimiravo il tempo che l'attesa fa sperare. Cos'è che in fondo gira se non ricordi più le evoluzioni? Terra, il cielo, il vento con le nuvole, forse a cercare in giro qualcosa, qualche spazio, un buco per tuffarsi o ancora per fuggire se volete, un buco in fondo è un cerchio, proprio come la luna, entrarci con un dito si illumina, si oscura. Ma dentro è bello, perché è l'infinito. Ragione e sentimento sentivo in me combattersi sul significato di esistenza e della sua dimensione sacrale, resa visibile attraverso figure sante e divine. Pertanto, pensavo, non poteva essere la loro celebrazione solo mero pretesto per cerimonie rituali e religiose. Non si può trattare il mondo della divinazione come fenomeno plateale che dà visibilità ad isteriche funzioni. E neanche che la visione cristologica della vita fosse determinata da mali sociali, culturali e fisici per rinfrancare le classi più povere ed emarginate nell'intento di rabbonirle. In questo senso, pur identificando i segni come rivendicazione e riscatto dall'infelicità per i diritti negati, non si può non rimanere turbati dal calore che la vicinanza di queste figure fluisce dentro. Ecco allora il raggiungimento del culmine davanti al sacrario della Madonna dell'Arco, che noi crediamo sia isterica rappresentazione. Non poteva essere, conoscendomi, che fosse solo accumulo di cariche emozionali indotte dalla Chiesa, ove la folla aspetta e plaude il sacrificio. Guardavo in effetti quello che avevo atteso di guardare, come dentro la luna, dentro l'universo intero.
il mio sguardo smarrito tra i corpuscoli dell'infinito che nel loro migrare liquido dell'Atano rimarcavano il volto di colei che non riuscivo a sublimare dagli occhi e dalla mente. Lo stesso gesto dei battenti, dettato dalla natura per tutte le cose vive, e la dinamica microscopica delle funzioni vitali di ciascuna cellula, nei processi osmotici, nei movimenti digestivi protoplasmatici, in cui gli elementi piccolissimi sembrano attrarsi e respingersi in un danzante ritmico, scandito dal battito del cuore. Sembrava ripetersi quel gesto tentennante della penetrazione dello spermatozoo nell'ovulo da fecondare, ove pure si osserva nel piccolo un movimento analogo, quasi come se l'azione naturale fosse timida. In questo senso pure il richiamo al mito attraverso il gesto rituale cui si fa sempre riferimento e che molti scettici definiscono arzigogoli teoretici, è dettato da ancestrali modelli comportamentali che si traducono, anche per motivi genetici, in azioni e impulsi chimico-fisico. Seguivo il ritmo del continuo danzare degli elementi dentro di noi, quel ritmo come di campane. Era quello il rituale perpetuo, era quello il mio viaggio nell'anima. Cammina il raggio su la riva di mare, per fare prato in goppa rinanfosa. Per sentire parole, luce a mare, che solamente mare può sapere. E annanzo mare, a nure, senza scorna, racconterà già storie in un momento e canterà già sole che fa giorno per rischiare a suo mondo malamente. Cammina il raggio su per sta via, per trasi finalmente che la porta. Per sta sun con Maria, che aperta a scarpe a gente non se ne fotte. A o tempo che se mi sei sentinella, con mano piscatore qua l'ambar, mi cercherà già pace in aviarena, a parte i cum, a parte rufusare.